Amici di Eurosporting Talks, bentornati. Squash protagonista questa sera, uno sport che nella sede di Cordenonza, l'Eurosporting rappresenta davvero un punto importante, soprattutto per la regione, unico centro che organizza tornei internazionali da anni e riesce a sfornare giocatori importanti. A rappresentare e a parlare oggi di questo sport ci sarà con me sempre Serena Raffin, ormai onnipresente e futura collega di Eurosporting Talks, ma soprattutto due punte di diamante della nazionale italiana di squash, e sono Iuri Farnetti e Dimitri Diamandopoulos. Eccoli qua con me. Ciao ragazzi, benvenuti tutti quanti. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Ciao, ragazzi. ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao ragazzi, come state? Bene, bene, Io grazie mille. avete Tra risposto l'altro insieme. ringrazio Andrea perché è l'unico che ha nominato ha pronunciato il mio cognome correttamente. Non so da quanto tempo non lo sentivo, quindi ti ringrazio. Allora, io sono in ufficio dalle 8:30 questa mattina, Dimitri, e ho passato a fare dizione dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo, dalle 2 alle 5. No, sto scherzando, però mi sono un po' Precisissimo. allenato prima, dai. Sì, perché Dimitri ha origine greche e calabro greco, giusto? Esatto. Diciamo che sì, quando la gente ascolta e legge il mio cognome e poi sente diciamo si fa delle idee, immagina che io sia straniero, quando mi sente parlare diciamo che cambia subito idea perché ho un accento abbastanza pronunciato. Sì, diciamo che l'accento si percepisce immediatamente. Dove vi trovate, Yuri? Dove stai adesso? Al momento sono a casa dei miei genitori, quindi sono in provincia di Novara, perciò sì, sto passando questa quarantena e questo fine di quarantena qui, almeno ho il giardino, ho dei pesi e riesco ad allenarmi un pochettino. Infatti volevo chiederti questo, ti stai allenando perché vorrei ricordare che Yuri, sì, è il più forte giocatore che abbiamo in Italia di squash ed è 122 al mondo, insomma, lo squash non è uno sport così popolare in Italia, direi che insomma è un ottimo risultato, quindi lui fa il professionista per cui insomma ti devi allenare parecchio. Come hai fatto in questo periodo? E ho fatto un po' come si poteva, perciò sempre stando a casa, come ho detto, sono venuto qui a casa dei miei genitori perché io normalmente vivo a Milano e qui almeno posso correre, posso muovermi un po', in giardino, ho dei pesi, perciò diciamo che riesco a fare dei circuiti e mi riesco ad allenare comunque sempre 2 volte al giorno. In Bravo. maniera diversa, ma comunque cerco di tenermi in forma. Certo. E tu invece, Dimitri, dove sei? Sei a Milano perché tu oltre a giocare lavori anche. Esatto, io lavoro, quindi tra virgolette sono stato abbastanza fortunato, nel senso che non ne ho risentito troppo a livello psicologico in questo Sente raccatti, vero? l'unica cosa che sì, in un appartamento. Pronto? Sentite? Sì, adesso sì. Sì, no, stavo dicendo che è complicato più che altro allenarsi in uno spazio abbastanza ristretto, che può essere un appartamento. Diciamo, sono fortunato perché abbiamo qua una sorta di cortile interno dove riusciamo a allenarci, mi allenano con la fidanzata, che tra l'altro è peggio di un personal trainer di quelli della palestra e niente, Bene. quindi le cose allenamenti con casse d'acqua, questa tipologia di cose, aspettando che le palestre riaprano, perché principalmente è uno sport che i campi si trovano nelle palestre, quindi dobbiamo Certo. aspettare comunque la riapertura, dopodiché riusciremo a riprendere, diciamo, l'attività come si Ma dovrebbe. vi volevo chiedere, qual è un allenamento particolare e soprattutto specifico che si può fare in casa in questo periodo adatto allo squash? Sicuramente tanti affondi, affondi, squat, tanti esercizi per le gambe. Dopodiché è utile sicuramente fare magari della corda. E poi se Cardio, sì. c'è Anche addominali. Addominali perché addominale. comunque la schiena è molto sollecitata in questo sport e quindi avere una buona parete addominale comunque ti aiuta ad evitare
quelli che possono essere infortuni alla schiena. Quindi dai, tutte cose che insomma in casa si fanno abbastanza facilmente, dico, rispetto a chi deve muoversi in spazi più ampi, magari. Certo. Certo. Dopodiché se c'è una parete non guasta, che si riesce anche a, si riescono a tirare anche due pallinate contro il muro, insomma, tenere la racchetta va bene. Sì, immagino. Ma diciamo che chi vive con uno squashista non sarà contento, però. Soprattutto i vicini di casa. Ma allora, se sentivo i vostri colleghi del tennis che sono un po' preoccupati, no, del circuito ATP che non riprende, c'è cioè, molto scetticismo. E cosa si dice del vostro circuito dello squash? Qual è la sensazione? Allora, io ho sentito, ho letto un po' più che altro sul sito della PSA, che è il circuito mondiale. Certo. E in realtà non si sa quando si rinizierà. Qualcuno parlava di settembre, qualcuno adesso parla di gennaio, perché chiaramente bisogna aspettare che tutti i paesi siano a posto con questi problemi. Ancora non si sa e onestamente sì, sono un po' preoccupato per la ripresa, perché vorrebbe dire stare quasi un anno senza giocare attorno al PSA. Sì. Certo. Ma sì, perché dicono, poi si parlava che per quanto riguarda il tennis non ci sono questi tornei internazionali, forse nasceva un circuito nazionale. È la stessa cosa anche nello squash, cioè una soluzione che gli sport possono prendere in considerazione? Allora, in che senso? Voglio dire che aspetta che c'è ci deve essere qualcuno che parla al telefono? Dimitri, ci sei? Sì, io ci sono. No, vedevo il labiale di Yuri, ma non riuscivo a sentirlo. Eccolo qua. No, c'è io ho il telefono lì da te? Aspetta che provo a sistemare qua un attimo. No. Un attimo solo, che provo a sistemare questo. Una telefonata, non molto strano. No, provo a togliere l'auricolare così magari. Aspetta, vediamo. Ecco qua. Mi sente molto meglio, Ho tolto l'auricolare. Meglio. No, gli ho chiesto il discorso di un circuito nazionale che possa nascere, un qualcosa più interno all'Italia che non vi faccia viaggiare, quindi che favorisca un po' il tenervi anche in forma con altri ragazzi. Sì, io ho sentito sicuramente il circuito dei professionisti dovrà ripartire, perché comunque è quello su cui si basa, vabbè, lo squash, ma come qualsiasi sport, quindi il viaggiare sicuramente sentivo, si parlava del tennis per esempio, di un eventuale vaccino da fare, quindi poi quello, vabbè, si vedrà. Sicuramente questa sarà l'occasione, secondo me, per incrementare il numero di tornei all'interno del territorio nazionale, proprio per questa problematica che ci porterà a viaggiare, secondo me, almeno da gennaio 2021 in poi. Quindi vedremo. Io so già, ho già sentito la federazione che loro non vogliono cancellare questo fine stagione 2020, ma vogliono praticamente prolungare la stagione, perciò al posto che farla finire a giugno la faranno finire a dicembre, perciò settembre, novembre e dicembre si recupereranno i tornei che non si sono disputati. Sì, ho sentito anch'io questa cosa, ho parlato anch'io e questa sembra essere la linea. Esatto, perché è un po' la linea del tennis, cioè cercare di alla fine dell'anno cercare di recuperare tutto quello che insomma si è stato perso, speriamo, perché sì, è una situazione un po', cioè, per i professionisti, soprattutto anche tu, Yuri, che vivi di questo, cioè non è semplice, non hai cassa integrazione, non hai, sì, è il tuo lavoro, per cui è difficile, insomma, in più un professionista che sta fermo, sì, è difficile, tu ti puoi allenare quanto vuoi, ma uno che fa il professionista ha bisogno della partita, ha bisogno del confronto. No, ma assolutamente è difficile da tutti i punti di vista.
chiaramente dal punto di vista economico, ma anche allenarsi senza avere un torneo da giocare è difficile allenarsi comunque senza un obiettivo, senza un... Certo, difficilissimo. Quindi... un po' di motivazione, sempre. Voglio recuperare a settembre almeno dei tornei, almeno so che mi sto allenando per giocare a settembre. Ecco, vai Andrea. Dimmi. Vado io. No, proprio parlando di questi tornei PSA, sono ormai noi insomma siamo pronti a rifarlo anche questo ottobre, speriamo di riuscire a farlo in modo che almeno il nostro così potete tornare. Voi ci conosciamo ormai dal 2017, perché voi avete partecipato a tutti i tornei PSA che noi organizziamo a Cordenons, e Yuri ne ha vinti 2 su 3 l'anno scorso è andata un po' di defiance col brasiliano, però anche tu Dimitri sei sempre piazzato terzo se non erro, magari volete dire un ricordo del torneo, cos'è che vi è piaciuto, non vi è piaciuto, come vi siete trovati, se avete qualcosa di simpatico da raccontare, che si può raccontare ovviamente. Sicuramente l'organizzazione è veramente ben organizzato, è un torneo dove noi veniamo sempre con molto piacere, sì, ormai come dicevi tu è dal 2017, tra l'altro io da Calabro nel 2017 quando mi dissero c'è il torneo a Cordenons non sapevo un pochino cosa aspettarmi perché era più di 1000 chilometri, però vivendo comunque adesso al nord come potete sentire dal mio accento, scherzi a parte, è veramente ben organizzato, tu sei sempre ospitale come anche tutti quanti gli organizzatori, è sempre un piacere, il buffet soprattutto post premiazione poi veramente bellissime partite, io ho un ricordo io faccio intanto i complimenti a Yuri che ne ha vinte 2 su 3, mi è dispiaciuto per quest'anno perché tra l'altro ero io che gli davo i consigli, diciamo, come coach, quindi probabilmente sarà stato questo il motivo. No, però tornerò molto volentieri, speriamo di poter venire ad ottobre. Ecco. No, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Dimitri, infatti è uno dei miei tornei italiani preferiti, e vengo sempre con molto piacere, veramente persone splendide, tu compresa, che e ci hai sempre trattati da Dio, e no, organizzato sempre bene, come ha detto lui, il buffet, che è bello, no? È anche un punto di ritrovo. No, dopo si festeggia, insomma, è bello anche un po' festeggiare dopo tanto lavoro, perché... Sì, chi non gioca a squash non può capire, ma è uno sport veramente, cioè devi essere veramente un atleta eccezionale per poterlo fare. C'è un nostro appassionato, il prossimo PSA Cordenons con il campo esterno in vetro, un caro saluto a tutti voi, speriamo che ci trovi qualche sponsor per poterlo fare, Luca. Fare un torneo esterno, fare un campo esterno in vetro... sarebbe bello, Sarebbe bellissimo. Dai, perché no? Ecco, vedi, sei lanciata una nuova sfida così. Ecco. Lo spazio non vi manca. Com'è? Lo spazio non vi manca. Ah, no, questo no. Dopo dovete venire a giocare a Cordenons, però. Perché con un campo così bisogna avere una squadra forte. È giusto. E ascoltate, raccontateci uno dei momenti più belli della vostra carriera, che sono sempre quelle cose carine da raccontare, magari inizia Yuri e poi Dimitri, la vittoria più bella, un ricordo. Allora ce ne sono tanti per fortuna di ricordi belli, chiaramente vincere i campionati italiani è stato bello, soprattutto la prima volta forse, anche perché l'hai vinto talmente tante volte che a un certo punto diventa un'abitudine quasi, no? Quanti titoli hai vinto? 5 al momento. 5 volte, che beh, una bella soddisfazione.
Sì. E, però devo dire che il primo ha avuto un qualcosa di speciale, anche perché ho vinto nello stesso anno il campionato italiano Under 19 e l'assoluto. Perciò, insomma, è stato bello. E, dopodiché, quel campionato italiano che ho vinto, tra l'altro ho dedicato la vittoria a una persona che non c'è più, che si chiama Alessio Caporaso, il quale io mi sono allenato quando ero ragazzino e insomma è stato un po' un'icona anche dello squash italiano. Un esempio per te che hai potuto, tra virgolette, un po', non dico imitare, però raggiungere, insomma. Una persona splendida. Perciò sarà tutto. Ma ragazzi, fermi tutti, perché Altobelli ha detto che raccoglie l'invito e prende l'impegno di trovare sponsor per il campo. L'ha detto pubblicamente, Sì. Lo segniamo. Scusa. Vai, vai. No, quindi dico, sarà forse l'insieme di cose, però probabilmente sì, è stato forse il momento più bello della mia carriera. Dopodiché anche mi ricordo campionati europei insieme a Dimitri a Bucarest, dove abbiamo giocato la finale contro il Portogallo. Mi ricordo tanti campionati europei a squadre, tutti veramente bei momenti. Quindi no, sono contento, al momento della mia carriera ho veramente dei bei ricordi. Bene. E tu, Dimitri? Allora, a parte quando hai battuto Farnetti, l'hai mai battuto? Mi sa di no, guarda, mi duole di... comunque, vabbè, come Yuri, tantissimi bei momenti, addirittura ti dirò di più. In questa situazione dove siamo costretti comunque a stare in casa... quindi mi capita spesso di rivivere ricordi sia positivi che negativi. In questo momento, credetemi, mi mancano anche le sconfitte, i momenti tra virgolette brutti passati sul campo, perché secondo me... non ama perdere lui. Però veramente è un'assenza che si fa sentire. Comunque, i momenti più belli, tantissimi, ma fondamentalmente sono due. Sicuramente il primo non è stato il mio primo europeo seniores, che è stato ad Amsterdam, ma è stato quello con quella che diciamo è la squadra di noi coetanei, perché io sono il più vecchio, che ho 28 anni. Sì. Bellissimo. Yuri, Oliviero, Ludovico, ci può... anche gli altri ragazzi nazionale, che è stato fatto in Polonia, dove abbiamo preso la medaglia di bronzo, e quindi quello sicuramente è stato bellissimo sia dal punto di vista del risultato, dove tra l'altro abbiamo perso in semifinale per un punto, altrimenti saremmo arrivati in finale, e anche dal punto di vista emotivo, quindi è stata veramente una bellissima esperienza. E l'altro è stato quando avevo 16 anni, che ho vinto il campionato italiano di Serie C, ma lo ricordo con particolare piacere perché è stato il primo campionato italiano che ho vinto e perché c'era mia madre con me, che purtroppo adesso non c'è più, e quindi me lo ricordo con piacere. L'orgoglio. A proposito di momenti, ci sono due piccoli spezzettoni di voi due a Cordenons. Prima è di Yuri, eccolo qua. E questo invece è Dimitri. Eccoli qua. Questi due momenti a Cordenons, brevi. La partita di Yuri è stata una partita pazzesca, ti ricordi? Con Bilal, te lo ricordi? Era l'anno che era tornato questo ragazzo, Bilal,
che adesso fa parte della squadra italiana, è un ragazzo pakistano che era molto forte in Pakistan, è tornato, è arrivato in Italia come immigrato, insomma, e ha trovato lavoro, cioè ha iniziato ad allenarsi a Bari e si è presentato al circolo di al circolo di squash, e ha detto: io gioco a squash. L'hanno fatto giocare e tutti sono rimasti allibiti, hanno detto: chi è sto ragazzo? E lui ha trovato il suo futuro in questo club, perché lavora e poi, giocando molto bene, fa parte della squadra italiana. Ma la cosa pazzesca è che nel 2017 lui era appena arrivato, quindi si è presentato a Cordenons ed è stata, ti ricordi, cioè, nessuno lo conosceva, lui è entrato in campo, è stata una partita, cioè, è incredibile, mancava che si arrampicassero sui muri, è stata una, cioè, la gente era, è stata veramente una partita, cioè, ha vinto Yuri, però non l'ha sudata, mi ricordo bene, una battaglia, anche perché arriva sto ragazzo mai visto, detto, boh, vedo che vince, arriva in finale, e poi mi ricordo, insomma, è stata veramente una guerra in campo. Diciamo una guerra, che una roba pazzesca, bellissima. Era la prima volta che lo vedevo a Bilal, e diciamo che non è che mi era proprio simpaticissimo dopo la prima volta. Adesso siamo grandi amici, io e lui. Siamo compagni di squadra e siamo grandi amici, ma veramente in campo era stata una guerra. Veramente sì. Una guerra. Ma poi è fantastica la cosa, perché a parte, vabbè, lui è simpaticissimo, sembra molto timido, ma è veramente simpatico. Ma la cosa bella è che noi ci prendiamo in giro tra di noi, anche perché comunque ci vediamo spesso, ci stiamo allenando con gli altri ragazzi della nazionale in video, come stiamo facendo adesso, quindi in diretta tra di noi ci alleniamo una volta a settimana. E la cosa più divertente è che lui, ogni volta che facciamo un allenamento, ma ormai da anni, lui dice sempre che sono stanco, così colà. Però alla fine è quello che corre più di tutti. Una roba pazzesca, infatti ormai lo sappiamo. Incredibile, io giuro, penso che sia uno dei giocatori più veloci che io abbia mai visto. Contando anche i primi 50 del mondo, è incredibile quanto è veloce sto ragazzo. Sì, sì, magrolino, però sì, io mi ricordo quella finale, che è stata, penso, la più bella finale che abbiamo avuto delle passate edizioni, e mi ricordo che c'era anche tanta gente a vedere sta finale, e gente che magari non aveva mai considerato lo squash, perché lo squash non piace a tutti, tanti non lo capiscono, secondo me, non capiscono la fatica, la fisicità, la tecnica che ci vuole. Io gioco poco, però un pochino gioco, quindi quel poco riesco a capirlo, poco, sì, non voglio, e ci vuole veramente, è uno sport faticosissimo, ma veramente faticoso, e devi essere proprio veloce. Comunque io me la ricordo bene quella finale, è stata bellissima. E volevo farvi un'altra domanda: voi avete vissuto tanto tempo a Riccione insieme? E l'altro giorno sono andata a sbirciare le foto perché volevo trovare qualche foto carina, e nel profilo Facebook di Yuri, cioè, non ha foto con ragazze, ma foto con Dimitri, cioè siete sempre insieme voi due, cioè solo voi due. Non proprio, pensate male, però, questa forte amicizia, sì, è bella questa foto. Lui ha un sacco di foto dove siete voi due campionati italiani, voi due, cioè, bellissimo. Per cui, ma sai, Serena, però, perché il discorso è che io non è che sia molto social in realtà. Ogni volta che sono con sto ragazzo, è lui che ti tagga! Lui vuole fare le foto, no? Perciò le uniche foto che ho sono con lui, perché le fa lui. Sì, perché poi dice: ha fatto le foto col campione italiano, e poi ti taglia per farsi bello lui, per vedere che ha gli amici famosi. È furbo sto ragazzo, l'ho sempre detto. Lo conosco io. Anche perché c'era un presentatore TV che diceva che la patacca a Riccione non mancava mai, no? Eccolo! Ecco Camarin che è arrivato! No, in una città famosa per... Quindi voglio dire, lui giustamente non pubblica, perché così rimane un po' lì, sai, si sa, non si sa. Non ho visto foto di fidanzate, ma ho visto foto di loro due in
mille contesti simpatici, insomma, durante le partite, divertimento, eccetera. Volevo sapere se potevate raccontare una piccola storia divertente o buffa l'uno dell'altro, che si può dire, ovviamente. Allora, io mi ricordo, parto io perché cerco di dire... vabbè, a parte Riccione, una delle più simpatiche... Vabbè, noi abbiamo, diciamo, vissuto tanti momenti anche all'estero, quindi aeroporti, sbattuti lì per ore, palestre, hotel, quindi c'è di tutto. Però una delle più simpatiche è stata... stavamo partendo, mi ricordo, agosto 2017 o 18, stavamo andando io, Yuri... E Ludovico Cipolletta e il nostro coach della nazionale Marcus Berrett, stavamo partendo da, credo fosse l'aeroporto di Treviso per l'Inghilterra, Nottingham, e era estate, avevamo nascosto nella borsa di, non ricordo se era Iurio di Ludovico, una specie di quei megafoni e avevo due. Uno dove amplificava la voce e l'altro dove partiva una sorta di coro stile stadio Italia del 2006. Lo abbiamo messo nella valigia, ignaro di tutto questo, l'altro ragazzo imbarca la sua valigia, a un certo punto avvisa la polizia, chiama al megafono, al microfono dell'aeroporto dicendo che eravamo convocati ad andare a fare il controllo perché era partito questa... cosa della valigia, sembrava tipo fosse una bomba, quindi tutto panico, tutti a ridere, poi alla fine ovviamente era il megafono, quindi sì, devo dire, quella è stata fantastico molto... e Marcus come reagiva a queste cose? Panico. Però alla fine è andata bene, siamo partiti, siamo arrivati in orario. Tu non hai niente da... Yuri, e tu hai qualcosa da raccontare di Dimitri, che è sempre lui che fa gli scherzi. Beh, quella volta devo dire che il colpevole ero io, probabilmente. Ah, sì. Allora, cos'è che qualcosa di Dimitri? Mi manca un po' l'idea, nel senso che mi ricordo tantissimi momenti, ma nulla, cioè devo cercare qualcosa che guagli questa chicca. Ma non che si possa raccontare. Che si possa raccontare, soprattutto. Tutte quelle che hai tu contro di lui non si possono raccontare, effettivamente, no? Capito? Cioè, da buon amico non passi la palla, insomma, lo proteggi. Esatto. Giusto, giusto. Tere, ti lancio un assist. Ti lancio un assist. Aiuto. Alla Serena. Luca chiede cosa manca. È la domanda finale. La domanda finale era proprio cosa ne pensavate dell'esclusione dello squash dalle Olimpiadi. E il nostro amico Luca Altobelli, ossia lo sponsor del campo esterno con le pareti in vetro, lo ripeto a livello nazionale, mi sta chiedendo, posso chiedervi cosa manca secondo voi allo squash per diventare sport olimpico? Perché anche a livello televisivo ormai è adeguato per eventi importanti. Grazie mille. Questo è Luca Altobelli. Posso già rispondere? Sì, assolutamente. Non manca nulla, sinceramente. È uno sport di una difficoltà impressionante. Sarò di parte sicuramente, ma... prima di fare squash ho iniziato a 13 anni, un po' per cambiavo spesso sport, ho fatto un anno, ho fatto scherma, nuoto, basket, ho fatto addirittura anche ballo a 6 anni, li ho cambiati tutti, mi annoiavo, quindi più o meno comunque ho visto come funziona nei vari sport. Io penso che difficili sia a livello fisico, tecnico, ma soprattutto mentale, come lo squash, non ce ne sia. Non per niente Forbes l'ha messo come uno il primo sport a livello più salutare del mondo. Secondo me ha tutte le carte in regola per partecipare. È entrato a livello juniores, è stata fatta l'edizione dimostrativa alle Olimpiadi juniores, quindi io mi auguro, spero, che possa entrare al più presto, perché anche a livello televisivo ormai si vede tutto in 4K e su Eurosport anche. Certo. Quindi sono fiducioso. Speriamo che la prossima sia la volta buona. Ma quindi niente Tokyo. Bisogna aspettare dopo. Sì. Bisogna aspettare. Ma com'è dal punto di vista dei diritti TV?
nello squash c'è la televisione della PSA che si sì. appoggia i primi più importanti, quei tornei tipo quello che fanno a New York, dovunque, dove ci sono comunque montepremi da 2, 3, 400 mila euro, dollari, sono seguiti i principali da Eurosport. Ok. Eurosport, diciamo che a livello forse in America, forse ESPN qualcosa, però la principale è Eurosport. Lui è uno dei principali broadcaster, quindi... Perché con i diritti TV oggigiorno insomma vivono tanti sport, che prima si parlava di stop, è uno stop soprattutto che fa male anche a loro, perché se hanno contratti abbonamenti in essere sono quelli che poi sostengono anche i giocatori stessi, voglio dire, oggigiorno è lì un po' anche il business. Stesse anche delle Olimpiadi, quando parlai col direttore di Discovery Channel, che è colei che è la proprietaria anche del marchio di Eurosport, si parlava come la fonte dei ricavi delle Olimpiadi fosse molto importante per quanto riguarda tutti i diritti TTV. Rappresenta, quindi, è una cosa che sì, allo squash farebbe bene. Poi ho visto anche delle ambientazioni scenografiche da un punto di vista di vetro, ripresa, cioè molto affascinante, anche da sotto. Si riesce a giocare soprattutto in dei posti dove altri sport non riescono, per esempio perché... Sì. Montare un campo in vetro è dispendioso, come diceva Costa, però riesci a giocare praticamente ovunque, davanti le piramidi, per esempio. Sì, sì, è bellissimo. Ovunque. Quindi, squash è l'unico sport, credo, non vorrei dire una stupidata, di fronte alle piramidi, si chiama la Valle dei Re, giusto? Sì, dovrebbe essere questo. Ecco. Perciò è l'unico sport che permettono di far giocare nella Valle dei Re. Perciò sì, è una cosa abbastanza importante, anche perché in Egitto chiaramente lo squash è un po' come per noi il calcio. Sì, è sport nazionale. Esatto. Però è bello perché ti permette di giocare in location veramente incredibili. Anche si gioca nella stazione centrale di New York, un torneo. Montano un bello. Campo dentro, cioè è incredibile. Che bello. Sì. Sì, si presta molto. A Dubai hanno fatto il grattacielo più alto del mondo e poi lo fanno per esempio addirittura in Francia, a Nantes, in un teatro. L'hanno fatto all'opera di Dubai, quindi uno va come se andasse a teatro e poi c'è dentro il campo. Pazzesco. Addirittura tra l'altro a Dubai, Master... sono andati per esempio Maradona, perché è molto seguito, oppure Van Basten è un altro che gioca a squash a livello agonistico adesso in Olanda. Lui che ha problemi di caviglie. Adesso ci va di racchetta. E via. Finché durano anche lui. Al discorso, se lo squash ha o no le carte in regola per le Olimpiadi, vorrei aggiungere che lo squash è uno dei pochi sport in cui è giocato veramente in tutti i paesi del mondo. Certo. Ci sono tanti sport dove il baseball è famosissimo, per dire, magari in America o in Asia, ma in Europa, per dire, è molto meno praticato, o il cricket. Certo. Lo squash è giocato in tutti i paesi del mondo. Ah, sì. Perciò sì. Altro valore aggiunto, credo. Io sono dell'opinione, adesso non conosco molto bene il mondo dello squash, ma credo che come tutti gli sport, quando un player, come un broadcaster, ha interesse a sviluppare quel canale, incida molto anche nelle scelte poi di chi, degli organizzatori, perché è una spinta, perché dove poi arrivano fondi, tutto questo può aiutare da una e dall'altra parte, quindi... Come vedi adesso si parla dei videogiochi alle Olimpiadi. Forse meriterebbe prima di entrare lo squash dei videogiochi. Ecco, quindi sì, però dall'altra parte vedi i videogiochi muovono una tale mole di diciamo così di giocatori, di piattaforme, di eventi che sono milioni di giocatori, quindi probabilmente l'interesse, se un player si decide, si incallisce che ci deve andare, vi può dare una mano e ve lo auguro, insomma, perché merita, perché come dicevi tu. Io sono abbastanza ottimista anche in questo, nel senso che vedo che comunque i montepremi si stanno alzando tantissimo, adesso sono arrivati a fare dei montepremi comunque da 500 mila dollari,
chiaro, allora, magari poco rispetto al tennis, sì, sì, però, beh, certo, però cominciano a crescere. Cominciano e a crescere. È un segnale. Esatto. Certo. Però hanno fatto il mondiale a Washington, hanno messo $1 milioni tra uomo e donna. Esatto. Sì, perché c'è anche bisogno di un turnover di alcuni sport, quindi credo che... Tra l'altro, delle cose, perdonami se vi interrompo. Ah, vai. Stanno cercando, stanno facendo l'equal prize money, cioè quindi eguagliare il montepremi sia per i tornei delle donne che per i tornei degli uomini, che comunque c'è sempre questa diatriba, c'era pure nel tennis. Certo, certo. E giustamente, io approvo sinceramente, approvare gli stessi montepremi sia per uomo che per donna. Ah sì. Ma ci sono eventi combined, quindi maschi e femmine? Grandi, sì, magari. Ah. Sì, 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 sì. Faccio io una domanda? Se vuoi, se no noi possiamo parlare di tante altre cose. Faccio una domanda prima a Yuri e poi a Dimitri. Allora, dopo insomma, speriamo che l'attività riparta presto. Adesso sei 122. Sì. Da quando parte a un anno, qual è il tuo obiettivo che ti poni? Qual è la tua... Cosa vorresti? Dove vorresti arrivare? In un anno vorrei arrivare circa nei primi 70-80 del mondo. Bello. Bene. E credo di poterlo fare in realtà. Nel senso, anche dai risultati che ho avuto, il mio più grande risultato è stato battere Tom Richards, che è numero 23 del mondo. Cavolo! In una partita di Lega, in Bundesliga, in Germania. Poi mi ricordo campionati europei di cui parlava Dimitri, ho battuto Olli Tuominen, che era il numero 50 del mondo, ho battuto il 70. Negli ultimi tornei che ho fatto in Canada, a Toronto, comunque ho battuto il numero 78. Perciò credo, sì, che... Te la giochi con quel livello, adesso è solo questione di fare un po' di punti, ecco. Esatto, spero di sì. Bene, e noi sai che incrociamo le dita, non dico altro. Sì, so che... Ecco, Dimitri, volevo chiedere invece una cosa a te, perché mi incuriosisce un po' sta storia di... Tu sei di Rende, se non erro, vero? Di Cosenza, sì, però vivevo a Rende. Ok, c'è un club a Rende... fortissimo, corretto, dove, cioè, quello che mi incuriosisce anche un po' per prendere spunto a Cordenons, perché noi abbiamo un sacco di appassionati tra cui il nostro Luca Altobelli che prima ci ha contattato, però non abbiamo giovani. Invece questo Rende, questa situazione di Rende mi ha impressionato, perché proprio hanno proprio un vivaio di bambini, cioè tu sei nato lì, se non erro, tirano su questi ragazzini che poi diventano forti. E volevo capire cosa facevano, qual è la particolarità di questo circolo, no? Allora, noi, quando ho iniziato io, quindi ormai 15 anni fa, eravamo più o meno una decina di ragazzini. La cosa che mi fa molto piacere è che tutti e 10 abbiamo continuato, quindi chi è diventato arbitro, chi continua a giocare per divertimento, chi magari come me è andato in nazionale, ma comunque tutti quanti abbiamo continuato. Il mio ex allenatore, comunque, che è ancora l'istruttore di quella struttura, praticamente con un campo gonfiabile che fornisce la federazione, proprio per cercare di sviluppare lo squash in Italia, è andato nelle varie scuole per far vedere appunto questo sport, quindi giustamente facendolo provare a 2000 ragazzini, a 100 piacerà di sicuro, anche per la legge dei grandi numeri. Quindi siamo passati da 15-10 che eravamo nel 2004, adesso hanno più di 100 ragazzini. Sì, lui ha fatto un grande lavoro nelle scuole, ci vuole probabilmente una persona competente, con tanta passione, che ci crede e che decide di prendere in mano un progetto, quindi parte tutto dalla persona, sì, sono convinta anch'io di questo. Stiamo cercando di farlo anche, io e Yuri giochiamo entrambi per il Get Fit di Milano. Sì. Ok, e quindi anche lì cercheremo di fare qualcosa del genere, perché comunque la struttura è immensa, sono tante. Anzi, colgo l'occasione anche per ringraziare
Livio, che ci dà la possibilità di allenarci in palestra, la GetFit, faremo un bel lavoro sicuramente. Comunque prendiamo spunto da quello che hanno fatto giù da me a Cosenza, perché impeccabile da questo punto di vista. Assolutamente, in realtà abbiamo già iniziato questo lavoro, perciò noi abbiamo già dei ragazzini che giocano in GetFit per noi, che giocano regolarmente due volte a settimana. Detto questo, chiaramente, però posso dire una cosa, GetFit a voi due, cioè al campione italiano e un ragazzo che ha giocato comunque nella nazionale, per cui sai, poi la passione che voi trasmettete è fondamentale, perché secondo me il maestro è al potere di, chiaro che non crei campioni, però di far appassionare, secondo me, in tutti gli sport, anche a scuola, l'insegnante, se è emotivo, se ha, capisce la passione dei ragazzi, cioè secondo me può fargli far tutto i ragazzi. Anche quando viene in palestra ad allenarsi e vede magari al corso con gli altri ragazzini e vede magari me e Yuri che ci alleniamo, comunque motivo di... viene spronato da questa, comunque vedere torni, magari parliamo dei tornei, vedere i risultati e a vederci lì, come per me era per esempio quando vivevo a Riccione, gli allenatori della nazionale o gli altri giocatori della nazionale, un motivo di stimolo è sicuramente un'altra cosa. Certo. Detto sì, questo, perché... credo che anche, cioè, sono sicuro che anche la federazione in questo momento stia spingendo tanto sull'attività giovanile. Perciò ha lanciato insomma delle idee, Dimitri prima parlava del campo gonfiabile, per appunto incentivare i ragazzini a iniziare a giocare a squash. Perché proprio una cosa, un commento che volevo fare era proprio il fatto che lo squash è uno sport molto difficile, e ci vuole un gran fisico, mentalmente difficile. È difficile, ci vuole una grande preparazione fisica, a mio avviso, a mio gusto, perché voi sapete che a me piace, è anche molto bello da vedere, però secondo me non tutti lo capiscono, cioè bisogna cercare secondo me proprio di invogliare le persone a farlo provare, per fargli capire quanto bello è, quanto dinamico è, anche perché voglio dire, tu giochi 45 minuti, io mi allenavo tutti i giovedì con il maestro che abbiamo noi, perché abbiamo Max Giacomini come maestro a Cordenonce, e io mi ricordo la sensazione del post allenamento, cioè tu avevi la mente sgombra, perché è talmente dinamico, fai talmente tanta fatica, è talmente veloce, che proprio, infatti dicevano una volta in Inghilterra che era lo sport dei businessmen, no? Avevano poco, al lunch break andavano, giocavano un'ora e dopo erano nuovi mentalmente, no? Chiaro. E, per cui sì, a me sì, mi piacerebbe che tante persone anche da noi capissero, provassero, no? Capissero quanto può essere bello. Anche perché io onestamente ho riscontrato che penso il 90% delle persone che provano a giocare piace lo squash. Sì, sì. Cioè, perciò credo che non lo so, c'è poca gente che gioca a squash perché tanti non hanno nemmeno mai provato e sì, sono un po' scettici forse, non lo so. Sì. Ma ripeto, chi prova continua. O comunque tutti parlano bene dello squash, tutti quelli che hanno provato. Sì. Anzi, a chi sta ascoltando e che non ha mai provato a giocare, lancio un invito, no? A farlo. Se lo dice il campione italiano, bisogna accoglierlo questo invito. Allora, io ho finito le domande. Andrea, adesso vuoi fare uno dei tuoi giochi o... No, oggi li voglio lasciare tranquilli perché non ho troppa confidenza con loro, quindi dopo che non pensa che siano troppo scherzosi. Dai, quando verranno a Cordenonce a fare un'esibizione con te, allora... Con me? No, con me sì. No, faranno un'esibizione loro due, noi guarderemo, perché nel senso che io non ho livello per giocare. Ma c'è il doppio, cioè si gioca maschi e femmine? Principalmente
è uno sport individuale, quindi fanno i tornei solo maschile o solo femminile, però ci sono delle competizioni, ci sono anche i campi, si può fare il doppio misto. Hai capito, Sergio? Campo, sì, ma io non ho il loro livello, poi sono vecchia, sono troppo vecchia, io posso fare la loro manager, ecco. Ma tu sei in squadra con me. Ecco, ok, allora se gioco col più forte se ne può parlare. Mi alleno però un po', eh. Allora, no, ragazzi. Ma la prima per allenarti. Hai ragione. Anche prima sì, ti ho detto. Dai, che fatta. Se posso vai giocare in italiano ne vale la pena. Vai giù a Riccione un mese serena. No. Va bene, dai. Senti, ragazzi. Io sono stata contenta di avervi visto. Speriamo a ottobre di poter fare il torneo, di poterci vedere due giorni, insomma, passare un weekend come quelli che abbiamo già passato. Insomma, ci siamo sempre divertiti. Io vengo per il rinfresco, che hanno detto che è buono, quindi fresco top d'Italia. E comunque dai, speriamo che lo squash riprenda come riprenda tutto lo sport, perché veramente sì, non si può stare senza sport, fa bene al fisico ma soprattutto alla testa. Già. Assolutamente sì, grazie di questo invito. Grazie a voi ragazzi. E speriamo di vederci presto. Sì, non andate via, perché c'è un backstage bellissimo dopo. Salutiamo gli amici da casa, grazie chi ci ha seguito oggi, numerosissimi, grazie Sere, grazie Yuri, grazie Dimitri. Ci vediamo martedì prossimo, torna al mondo del tennis, ma sorpresa, chi lo sa. Ciao! Ciao!